John Borno, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti nel quarto episodio con quanti anni ci vogliono per vincere la Champions League con la squadra più scarsa del mondo in FIFA 21. La squadra più scarsa del mondo è l'Harrogate Town. Sono già uscite 3 puntate, andate a recuperarvele sul canale. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, andate a recuperarvele sul canale. Mi raccomando, perché altrimenti vedere la quarta puntata non avrebbe senso. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate tantissimi mi piace qui sotto, perché se lasciate tantissimi mi piace qui sotto, oggi stesso potrebbe uscire un'altra puntata, quindi stasera, se non li lasciate ovviamente, o se non vi iscrivete al canale, se non facciamo almeno 500 iscritti oggi, esce domani la puntata. Detto questo, tranquilli, perché ho letto che qualcuno dice sì, che quando torna la carriera con la Roma, Ultimate Team, torneranno tutte le serie. Adesso cercheremo di portare 2 video al giorno di questo tipo, in modo che riusciremo a portare più o meno tutte le serie. Detto questo, partiamo subito. Allora, la squadra in questo momento è questa. Abbiamo in porta Arthur 64, ma ha preso un altro portiere, anche se Arthur è molto giovane e potrebbe diventare molto forte. Gianni Disse 56, poi abbiamo a sinistra Dedic, che è un 69, 20 anni, Koulibaly, che è un 70, 31 anni, poi abbiamo centrali Ojo Kowalski, 67, 19 anni, Hall, 63, Bettella, 69, quindi i titolari sono Ojo Kowalski e Bettella, poi abbiamo Abdellawi, che è un 64, 30 anni, abbiamo Akcha, che è un 64, 32 anni, poi abbiamo Frances, che è un 70, 20 anni, Al-Mualad, che è un 63, 32 anni, poi abbiamo esterni sinistri, André, che ha 75, 19 anni. Ragazzi, voglio vedere quanto vale André. André vale 18 milioni in Serie C, pazzesco. Poi abbiamo Folle, che è un 64, 18 anni. Abbiamo Alano, che è un 70, 26 anni. Abbiamo Gonzalez, che è un 71, ovviamente qui centrocampisti centrali, 30 anni. Aburiani è un 69, 28 anni. Leiva è un 65, 20 anni. Kirby è un 67, 24 anni. Willis è un 59, 21 anni. Poi abbiamo a destra Nedelev, che è un 73, 30 anni. Davanti ci abbiamo Antista, che è un 72, 20 anni, Abdu, che è un 68, 26 anni, e Fakir, che è un 69, 19 anni. Ragazzi, questa squadra, se in grana, può fare gli sfraceli. Andiamo a simulare velocemente la prima gara del nostro mini torneo per vedere com'è andata. Abbiamo perso 1-2, vabbè, ci sta. Insomma, il Cluj è abbastanza internazionale da poterci mettere in difficoltà, credo io. Visto che secondo me siamo tra i più grandi favoriti di questa Serie C, di questo campionato, di questa League One, ho pensato che comunque se arrivano offerte gigantesche vendo, altrimenti non vendo e me li tengo, perché sinceramente non ho voglia, cioè proprio voglio vendere solo per cifre assurde. Andiamo a simulare anche questa seconda gara nella speranza che vada meglio della prima, 1-1. Forse se vinciamo la terza riusciamo a passare il turno in modo un po' roccato, ma dovremmo farcela. Intanto, ragazzi, abbiamo venduto Alano all'Alaves per 3 milioni di euro. Era il nostro panchinaro di André. Era un buon 70, ma comunque era un panchinaro. Questi 3 milioni potremmo venderli per fare altro. Certo, simuliamo anche contro lo Sheffield mercoledì. Simulazione veloce. Dai, vinciamo almeno questa, vi prego. Abbiamo perso, madonna mia che schifo di torneo qua abbiamo fatto, non ne abbiamo azzeccata una. Regà, abbiamo venduto Kirby per 1.600.000 euro all'Antalyaspor, quinto centrocampista, sinceramente dovevamo venderlo. Regà, c'è una novità importante, perché c'è questo giocatore qua che ha un 62, 17 anni, che io lo vado immediatamente a promuovere in prima squadra, perché a mio modo di vedere può essere un fenomeno. E quindi lo promuovo immediatamente. Sono indeciso se prendere subito o aspettare Fagan Walcott, perché c'è scritto che la squadra non è disposta a venderlo. Però se paghiamo la clausola di 2000... Sì, paghiamo la clausola, regà. Ah, non vuole venire. Vabbè, peccato, perché veramente se fossimo usciti a pagare la clausola avremmo fatto un mezzo colpaccio, se non un colpaccio tutto. Ragazzi, la fine di una bellissima storia d'amore. Ho dovuto vendere Nedelev all'Union Berlin, fortissimo, ma 11 milioni 200 mila euro per un club che 11 milioni non li ha avuti in 4 anni in budget, erano irrinunciabili. Intanto c'è il debutto in campionato contro il Fleetwood, che noi andiamo a simulare, vediamo un po'. Abbiamo perso 0-2. Ragazzi, se non facciamo la squadra qua finisce male. Ogni volta però così, non riesco mai a comprare nessuno, ma mai è possibile. Niente, volevo Donis, ma non intende trasferirsi. Dozel non intende trasferirsi. Solo svincolati mi fanno prendere, raga. C'è poco da fa. C'è List, che è un 66. Non so se volete List, ma mi sembra proprio inutile come cosa. Non so più, c'è 10. Non so più che mercato fa, perché tanto tutti non vogliono venire. Questi manco, no, questi non si arriveranno a giocare così importante. List,
Lì sta almeno un danno, ma tanto non si regge in piedi nessuno, praticamente quelli che vanno venire da me. Toh, prendiamo l'ista, ma che ne so. Ok, abbiamo chiuso a 1.000.000. Vabbè, palesemente prendiamo qua duo ba. Mamma mia ragazzi, questo diventa fortissimo, prendiamolo subito. Se riusciamo a prenderlo, lui è il sostituto di Nedelev. Abbiamo chiuso per 2.850.000, bella roba. Questo è un altro super interessante, però non so se vuole venire, no. Ma poi mi spieghi perché, cioè se il Charlton fa il campionato con me, lui non è disposto a venire perché il campionato non è competitivo, ma allora siete stronzi. Proviamo a prendere anche Britain. Terzino destro super interessante se riuscissimo a convincerlo. Ok, abbiamo chiuso anche per lui per 2.850.000. Ora cercheremo di vendere al Mualad. Ashley Seal è un altro che mi farebbe molto comodo, fammi pensare. Ok, abbiamo probabilmente chiuso anche per lui per 3.500.000. Mo bisognerà capire se abbiamo i soldi per fare tutto. Allora, arriva il match di campionato. Adesso però bisogna pesantemente rifare la formazione. Allora, bene o male la formazione l'abbiamo fatta. Non so se l'avete vista. In ogni caso, insomma, mi sembra abbastanza buona. Io credo che Bah possa fare veramente bene. Anche se ho l'impressione che Bah, voglio guardarlo un attimo, non sia proprio quel ruolo lì. Esatto, infatti andiamo in piano di crescita e cerchiamo di cambiarlo in ED. 50 settimane, cazzo. Simuliamo con il Peterborg. Abbiamo perso 2-1, non una partenza ottima, in realtà abbiamo fatto 2 sconfitte in 2 partite. Insomma, speriamo che non ci caccino. Simuliamo in Carabao Cup contro il Reading. Mettiamo la seconda squadra. Prenderemo un'imbarcata probabilmente, ma va bene uguale. Abbiamo fatto 0-0, abbiamo vinto ai rigori, pazzesco, non ci posso credere. Tocca comprare un portiere, raga, perché sennò continuiamo a prendere imbarcate come se piovessero. Raga, inizio a temere il fatto che siamo ultimi in classifica. Guardare se dobbiamo perdere, guardare se dobbiamo essere esonerati in questa stagione di merda. Dai, ti prego, vinciamo 1-1, vabbè, un puntiamo fatta, almeno un punto, raga. Mamma mia, stava a vedere proprio male. Simuliamo anche in casa del Mansfield Town. Dai, abbiamo fatto punti, mo famo sempre punti. 0-3, bella roba. Aburiana, Ashley Seal e non so chi era l'altro, ma va bene uguale, va bene così, mi frega niente. Simuliamo anche con l'Ipswich Town, speriamo insomma di vincere anche questa. Poi abbiamo la Coppa, ma è più importante il campionato. Vediamo un pochino, abbiamo vinto 1-0, Ashley Seal. Quanto cazzo segna questo Ashley Seal? Io mi levo il cappello dinanzi a te, Ashley Seal. Gioca la panchina contro lo Swansea City in Carabao Cup, per forza, perché questo abbiamo e questo dobbiamo fare. Vediamo un pochino se riusciamo a fare il miracolo. 1-1, abbiamo vinto anche adesso i rigori. Con la seconda scatola continuiamo a vincere i rigori in Carabao Cup, va bene così. Nel frattempo abbiamo prestato Fall che voleva, ecco lo prestiamo ora, che voleva andare a giocare. Ciao. Mettiamo i titolari e andiamo a giocare contro l'Oxford. Insomma, mi sembra abbastanza logico che bisogna vincere, bisogna spaccare i culi. Dai ragazzi. Abbiamo vinto 1-2, leva e basta. L'altro è Antist. Ottimo, cazzo. Sì, dai, siamo in serie positiva, dai. Fall è andato in prestito per un anno senza diritto di riscatto che ho rifiutato prontamente. Simuliamo la gara di coppa con il Charlton. Ovviamente facciamo un po' di turnover. Poi se dovessimo perdere, chi si è visto, si è visto. Prenderemo una goleata 3-0. Vabbè, ci sta, a un certo punto si può anche pensare di perderla. 3 volte giochiamo con la seconda squadra. Abbiamo intanto venduto Abdellawi perché non me ne facevo nulla. E invece in questo momento prendiamo Griffiths, svincolato 67, 21 anni. Allora, per quanto riguarda il centrocampo, potremmo prendere Aremu visto che siamo contati. Mollo lo lascerei lì. Sì, dai, andiamo su Aremu perché siamo veramente contati. No, non vuole venire. Vabbè, allora addio Aremu. Addio. Intanto abbiamo preso questo Adamczyk, 25 anni, 67, svincolato perché ci fa comodo. Io direi di prendere anche Bennett perché a sinistra siamo abbastanza contati. Abbiamo anche prestato Fall. Ecco, al Mualad, appena finito il mercato, si è fatto il crociato. Benissimo. Simuliamo, già che ci siamo, rapidamente la gara contro l'Hull City prima di simulare tutto, giusto per curiosità, per vedere come va contro una big del nostro calcio. Abbiamo perso, raga, va male, io lo dico, va proprio male. Detto questo, andiamo sul calendario, simuliamo direttamente fino a direi sì, fino al 10 maggio, il giorno della partita. 3-2-1, pronti via. Allora, siamo arrivati al 10 maggio. La speranza è quella di avere un match, questo qua, inutile contro il Blackpool, perché già siamo promossi in Championship. Ovviamente questa è la speranza, andiamo a vedere se così è effettivamente oppure no. Eravamo a settembre, avevamo perso contro l'Hull City, abbiamo pareggiato 0-0, perso 1-2, vinto 1-0, perso contro il Tottenham in Coppa ai rigori. In Coppa ragazzi siamo fortissimi. Vinto 1-4 e pareggiato 1-1, un mese un po' discontinuo. Poi abbiamo vinto 2-0 in Coppa, vinto 0-2 in campionato, vinto 2-1 in campionato, vinto 1-2 in campionato, vinto 2-0, vinto 0-1. Poi abbiamo vinto 1-0, vinto 1-3, perso 0-1, vinto 1-3, pareggiato 1-1.
Vinto 3-1 a dicembre in Coppa, vinto 0-2 in Coppa, perso 1-0 in campionato, e no, però, perso 1-3 in campionato, pareggiato 1-1 in campionato, perso 2-3 in campionato, perso 2-1 in campionato, perso 1-0 in Coppa. Regà, non mi frega un cazzo della Coppa, voglio andare in campionato avanti. 0-2 vinto in Coppa, perso 1-0 in campionato, pareggiato 1-1 in campionato, vinto 1-2 e 0-2 in campionato, perso 2-0 in campionato, male male. Vinto 1-2, vinto 2-1, perso 2-1, vinto 3-1 in campionato e poi e vinto 2-1 in Coppa a febbraio. Marzo, pareggiato 1-1 in campionato, perso 3-4 in Coppa, vinto 1-3 e 3-0 in campionato contro Sunderland e Wigan, bravi. Vinto 1-2 in campionato contro il Wycombe. Vinto 0-2 in campionato, pareggiato 0-0. Vinto 2-0, vinto 1-2, pareggiato 1-1. Marzo-aprile, siamo a maggio, manca solo un match. Regà, vi prego, vi prego, vi prego. Promossi, promossi, promossi. Siamo secondi. Quanti vanno su? Andiamo su così? Ditemi di sì che forse andiamo su. Se siamo secondi andiamo su, cazzo. Siamo stati promossi. Siamo stati promossi, per forza, sì. Promossi, promossi, cazzo. Ma mettetela una cosa di colore diverso, vaffanculo, lì vicino. 2, 6, 3, 5, 4. No, siamo stati promossi, siamo stati promossi. Secondo me siamo stati promossi. Facciamo st'ultima simulata. Mamma mia, comunque non si può vivere così, io lo dico, cioè non si può vivere con questa sofferenza. Allora, simuliamo quest'ultima gara. Simula veloce. 0-0 abbiamo fatto. Spero che con questo risultato siamo stati promossi nel massimo campionato. Vediamo, cioè nel secondo campionato in realtà. Vediamo un po'. Ditemi di sì, ditemi di sì, sì, promossi, promossi, cavolo, promossi. Intanto questo che è successo, equilibrato, equilibrato, equilibrato. Non me ne fregava niente di questi equilibrati a me, ma chi gli mette, ma che è? Allora, importante, no, ho sbagliato tasto. Dicevo, importante, abbiamo una primavera lunghissima. Ma soprattutto, ragazzi miei, abbiamo dei giocatori fenomenali. Tipo Di Stefano, che è un 64, 17 anni, che lo promuoviamo subito in prima squadra. E lo stesso vale per Aguilar, che è un 18 anni, 62. Eppure su Ignacio Rodriguez non mi sembra malissimo. Lasciamolo crescere ancora un po'. Detto questo, ragazzi, siamo stati promossi. Andiamo a guardare rapidamente la brosa. Andiamo a guardare com'è andato l'anno. Arthur ne ha giocate 38, è salito di 3. È salito di 3 anche Griffiths, che adesso è un 70, ne ha giocate 21 e quindi diventerà titolare l'anno prossimo. Giannidis ne gioca 1, non sale mai, credo che lo presterò. Dedic è salito di 3 e ne gioca 37. Aguilar non è salito, è un 62 ma l'ho appena tirato su. Koulibaly, ragazzi, 41 partite, bravo Koulibaly. 53 partite però io Kowalski, che sale di 4 e arriva a 71. Bettella arriva a 70, fa 16 partite, 43 ne gioca Hall, l'ultimo anno prima del suo ritiro. Accia ne gioca 12, grazie mille Hall, grazie mille per tutto quello che hai fatto per la nostra squadra, grazie mille capitano. Frances ne gioca 46, ragazzi, sale di 4, Frances, devastante. Al-Mualad gioca 16 ma si ritirerà a fine anno. Brittain è rotto, si è rotto praticamente per tutto l'anno, suppongo. Comunque ne ha giocate 12, è sceso di 1, non è un buon acquisto. Fall è in prestito, è salito di 3, comunque questo quando torna già a 70. È salito di 2 anche Bennett, che è quasi un 70, fa 22 gare, 52 gare per André, che è praticamente un 80. Mamma mia, ragazzi, André, io godo vedendo di giocare. Leiva 14 gare, sale di 2. 10 gare per Willis, che sale di 1, ma Willis lo vendiamo, non mi sa che è abbastanza inutile. Aburiania sale di 1, arriva a 70, 47 gare, 3 gol e 6 assist. Gonzalez fa 70, fa 51 gare, 6 gol e 9 assist, rimane a 71. Adam Kic, ha fatto 16 partite, doveva essere un panchinaro fisso, 5 gol e 2 assist, niente male. Ne Neubauer fa 9 partite, sale di 2, questo ragazzi diventerà fortissimo. Ba ha fatto solo 14 partite, è salito di 2 ma lo cederemo perché ha chiesto di essere ceduto. E allora ciao, non mi importa. Di Stefano, ragazzi miei, non gioca mai, lo vedremo l'anno prossimo, Luciano Di Stefano. List fa 32 gare, 7 gol e 4 assist, bravo List, veramente bravo List. Non sale, ma lo conosciamo, io amo List. Ashley Sill, ragazzi, è salito di 3, c'ha 71 nel totale, 22 gol e 1 assist, 6 gol e 0 assist per Antiste, che addirittura è sceso, a 21 anni è riuscito a scendere Antiste, io non ho parole. Non so come sia potuto accadere, sinceramente. Poi Fagir fa 39 partite, 14 gol, 3 assist, sale di 4 Fagir e diventa addirittura più forte di Antista. A questo punto credo che Antista lo andrò a vendere l'anno prossimo. E poi Abdu sale di 3 a 27 anni, arriva a 71, 43 partite, 11 gol e 3 assist. Bravissimo, bravissimo Antista. Fatemi vedere se abbiamo dei giocatori in scadenza, perché sinceramente non lo so. Vabbè, sì, Holman si ritira. Aspetta, perché ho forse ci ha ripensato e non si ritira più. E io lo rinnovo volentieri. Accia si ritira, Al-Mualad si ritira. Niente, per il resto c'era Gonzalez, che però non voleva rinnovare. Vediamo un po'.
Aspettate che forse... Sì, mori innova, benissimo, bravo Gonzalez, grazie mille. Ottimo, allora abbiamo praticamente rinnovato tutti i contratti che dovevamo rinnovare e poi l'anno prossimo ci occuperemo sostanzialmente di Koulibaly, che poi c'ha 32 anni in realtà, quindi non lo so, beh, comunque rinnoviamogli il contratto subito, al di un altro anno, va benissimo così. Detto questo, fatemi sapere la vostra in un commento qua sotto. Regà, siamo in championship, regà, tantissimi. Cioè, oggi stesso vi porto la quinta puntata in cui siamo in championship. Iscrivetevi al canale, grazie per aver visto questo video, buona serata, come sempre, ci vediamo al prossimo video.